La CLA della provincia dell'Aquila aprirà entro luglio a Bareti uno sportello dedicato alla valorizzazione del territorio. Il progetto è stato elaborato e portato a termine nell'ambito del programma di rilancio della realtà locale, tenendo conto delle linee operative strategiche del piano pluriennale della CNA. L'inaugurazione di un nuovo punto di riferimento operativo della nostra confederazione, ha detto Agostino Del Re, direttore CNA della provincia dell'Aquila, va nell'indirizzo di un rafforzamento dell'operatività sul territorio, considerando l'estensione dello stesso e di un incremento dei servizi agli iscritti, agli imprenditori e artigiani, nonché ai cittadini. La scelta di Bareti non è casuale, l'alta valle dell'Averno, colpita dal sisma 2016-2017, necessita di un accompagnamento strutturale sul piano della rinascita, non solo fisica ma economica. Si forniranno alle imprese e agli artigiani tutti gli strumenti tecnici e le informazioni necessarie per usufruire dei finanziamenti a disposizione delle opportunità offerte sul piano nazionale e regionale, accompagnandoli nell'iter burocratico di espletamento delle pratiche. Lo sportello si occuperà in particolare della valorizzazione dei comuni di Barete, Pizzoli, Montereale, Capitignano, Campotosto, Cagnano, per agevolare l'accesso ai finanziamenti da parte delle attività produttive. In ballo, ha detto Del Re, c'è il bando del Mise, gestito da Invitalia, che fa riferimento a investimenti a partire da 1,5 milioni di euro. Poi ci sono le misure che hanno registrato dopo il sisma una diminuzione del fatturato non inferiore al 30%. E ancora, l'azione sarà rivolta alla fruizione di strumenti come il sisma bonus e l'eco bonus, per consentire a imprese e cittadini un più agevole accesso al sistema degli incentivi per riqualificare e mettere in sicurezza il patrimonio edilizio esistente. Il bonus prevede detrazioni per le spese sostenute per l'adeguamento antisismico, che vanno dal 50 all'80%.